primo posto per la esordienti, secondo anno, Elisa Zippoli. Ed eccola qua, Daisy Sironi per Costa Masnaga, e l'83 Giada Galasso per la ciclistica rostese. Terza per la ciclistica rostese Giada Galasso, seconda per la Rianzona Costa Masnaga la simpaticissima Daisy Sironi. Gold medal, la migliore Elisa Zippoli. Elisa Zippoli, le marmotte Loreto, vincitrice della gara qui a Carona, organizzata proprio dalla società, dalla tua società. Penso che la soddisfazione sia doppia. Com'è stata la gara? Tosta, il percorso molto bello. Siamo partite abbastanza forte, infatti non ero molto avanti, poi man mano ho recuperato e sono riuscita a arrivare in prima posizione, che sono riuscita a tenere per il resto della gara. Siete reduci dei campionati italiani da tutto un bel mese di luglio con tanti appuntamenti importanti. Come sta andando? Bene, anche se l'italiano è bucato, quindi non è stato una delle migliori gare, però spero sempre di far meglio. Quali sono allora le tue caratteristiche? Preferisci le salite, le discese, il caldo, il freddo? Preferisco le salite, sono abbastanza forte in salita e preferisco il caldo, che comunque lo sopporto abbastanza. Dedica per questa vittoria a chi va? Alla mia squadra, alla mia famiglia. Ambrogio Nolli, si è conclusa anche con un po' di emozione questa due giorni incredibile a Carona. Abbiamo visto due gare nazionali, assegnate sei maglie tricolori, belle emozioni, belle gare, una risposta della popolazione incredibile. Cos'altro dire? Allora, vi garantisco che è impegnativa, perché abbiamo fatto due giorni veramente belli, con tanta emozione, come ho sempre detto, ma veramente per la preparazione è sempre un impegno importante, anche perché quando cerchi di fare le cose fatte in un certo modo, ogni anno devi sempre cercare di dimostrare che mantieni quello che hai fatto l'anno prima e lo migliori. Discorso tecnico, abbiamo veramente voluto far divertire i ragazzi nel percorso dell'XCE tutto all'interno del paese, cose che non è facile trovare la possibilità e la disponibilità di un'amministrazione comunale che ti permette di poter passare all'interno del paese, però abbiamo avuto veramente carta bianca e abbiamo cercato proprio di quello che tutti dicono è facile dopo, ma all'inizio ti dicono sei un po' matto a fare una cosa del genere, però vi garantisco che il fatto di essere matto lo sono già da tanto, quindi non ho problemi. Per quanto riguarda l'XCO, abbiamo rimantenuto, migliorando alcuni passaggi e allungando il discorso a partenza, facendo una partenza poi al centro del paese, è importante, e abbiamo visto che veramente siamo rimasti nei tempi con un percorso particolarmente anche impegnativo, senza troppe difficoltà, perché la cosa che noi interessava era sì far correre e vincere i campioni, ma far innamorare, appassionare anche i ragazzi che hanno meno caratteristiche e doti di tanti campioni, e qui ci siamo riusciti, l'abbiamo fatto fare tutto quello che è la mountain bike. C'è la mountain bike che vediamo alle tue spalle, quella fatta nei boschi, nei sentieri, c'è quello che vi siete inventati voi, perché non è molto comune un XCO urbano, potremmo definirlo così. Da dove vi venuto in mente? Perché non è facile. Allora, io purtroppo, essendo diversamente giovane, e tanti anni che sto partecipando a gare sia di Coppa del Mondo che di Coppa, diciamo, e mi sono reso conto quando fanno quelli short track a livello mondiale in città, con una popolazione immensa, con spazi veramente tante volte limitati, vedo proprio veramente l'emozione dei ragazzi che si divertono, giocano con la bicicletta e dimostrano veramente la capacità e le capacità degli allenatori di poter insegnare veramente una tecnica speciale. E tutto questo vi garantisco che ho cercato di trasmetterla in un paesino in cima all'Alta Val Brembana, ed è riuscita. Siamo qui col sindaco di Carona, Aldo Ruffini. Abbiamo assistito a una due giorni di grandissimo ciclismo giovanile per il secondo anno di fila. Esatto, l'anno scorso abbiamo avuto il campionato regionale e quest'anno invece abbiamo
siamo cambiato categoria e siamo andati al nazionale. Ma ritengo che siano state due belle giornate, il tempo ci ha assistito, ho visto che il pubblico era stato numeroso e partecipativo. Naturalmente gli atleti, anche qui, mi hanno detto che sono stati davvero tanti sopra ogni aspettativa, per cui non possiamo che essere contenti, ma siamo contenti soprattutto perché ci teniamo a far conoscere il nostro paese, evidentemente, ma soprattutto siamo orgogliosi di far conoscere la Val Brembana. La Val Brembana che si trova nelle Orobie, ripeto, ha delle aspettative e delle prerogative che secondo noi coincidono con un buon utilizzo e giusto utilizzo proprio della mountain bike, che è un habitat secondo noi ideale, tant'è che anche nei nostri programmi amministrativi abbiamo in progetto la realizzazione di piste ciclopedonali che consentono di collegare Foppolo piuttosto che fare tutto il giro del paese e stiamo pensando anche di fare una sorta di collegamento con la pista che parte da Lenna e che arriva oramai a Villa, per cui diciamo che contiamo su quello che è il mondo della bicicletta e ci teniamo molto. E devo fare i complimenti ai cittadini di Carona, perché questo è un urban cross country di fatto, cioè i ciclisti passano per larghi tratti nel finale tra le case dei cittadini e i cittadini applaudono, non è che si lamentano. Penso che anche voi abbiate avuto coraggio per proporre questa soluzione. Sì, è vero, eravamo anche un po' preoccupati a dire la verità, perché passare nel vecchio centro storico, fra l'altro molto caratteristico, e vedo che è stato apprezzato anche da chi non lo conosceva, è stato un po' un azzardo, però in effetti diciamo che è stato ben accettato e di conseguenza è diventato un po' la particolarità anche di questo percorso, che ripeto però anche quello che viene svolto nella parte opposta, quindi nei prati, nei boschi, mi pare che possa essere davvero di rilievo.